Si mangia! Wow, ci siamo! Bentornati a un nuovo video! Siamo un attimino in un'altra postazione. Bentornati in un nuovo video. Oggi in questo video vi mostreremo la recensione barra comparazione di un sito in particolare che è... Un attimo in forma, che non so chi io perché sono una chiattone. Prima di iniziare a recensire i nostri snack, vi ricordiamo di seguirci su Instagram e su Facebook. E ovviamente mettere like e attivare la campanella, così riceverete tutte le notifiche per ogni nuovo video che noi pubblichiamo, ok? Allora, siamo pronti! No, pronti per fare la recensione di questo prodotto? Sì, siamo pronti. Allora, praticamente abbiamo ricevuto due tipi di barrette. Di barrette energetiche da questo sito, sì. E vi elencherò dopo tutti i nutrienti perché sono molto importanti, utili per chi segue uno stile di vita salutare. Dopo vi piace lo zoom. Quindi c'è stata proposta una challenge che è praticamente quella di mettere a confronto questi due gusti di barrette e le barrette stesse con barrette più comuni con valori nutrizionali diversi. Abbiamo una barretta a gusto, dici tu sorella, gusto cioccolato al latte e arachidi e caramello, che è la Energy Crunchy multivitaminico con magnesio. Zoom dopo, ok. Così, che è quella contrassegnata con il colore arancione. Sì. E poi cioccolato al latte e cocco. Ci piace, ci piace. Yeah. Che è contrassegnata con il colore blu. Che è la Energy. La proviamo. Allora, facciamo prima il confronto della barretta con gli arachidi. Ti apri. Io apro il pezzotto, tu apri il magico. Questo è la classica barretta con grassi saturi. No, non ho paura a me. Allora, prova prima del pezzotto. Nocciole. Caramello. Cucciolino e caramello. Inizialmente sente molto le arachidi, il cioccolato, sì. Il caramello. Vediamo questo. Non dire che non cambia gusto. Però senti il cioccolato al latte. Sente più cioccolato al latte che quello là. Non so. Cioè, nel senso, la morbidezza è quasi la stessa, non è la stessa. Per il gusto tiene una rima di. Si somigliano comunque. Tiene una rima di. Ecco. Perché c'è praticamente 250 mg di guaranà. Ed è un po' frutta. Posso iniziare a mangiare sale. Contiene 485 calorie, quindi può essere quasi sostituita ad un pasto. Però in realtà questa è consigliata consumarla o a colazione o come spuntino pomeridiano, quindi tra i vari pasti. Questo fatto che ha quella rima un po' fruttata, quella rima di guaranà e tra l'altro anche caffeina. È veramente, cioè secondo me, se io so che sto mangiando anche un prodotto nutrizionalmente migliore, preferirei questo poi a quello classico. Ok, quello classico è molto più lavorato, molto più pieno di grassi saturi. Ci guardavamo i valori nutrizionali dell'uno e dell'altro, sì. Effettivamente stavamo vedendo i grassi saturi, che non, cioè, sono decisamente minori, minor numero. Le fibre che non ci sono nell'altro. E le proteine. Proteine assicurate. Dai, proviamo il prossimo gusto. Non vedo l'ora. Il latte e il cocco. Vediamo cosa cambierà. E tu apri questo e apri il mio questo. Questo, come sappiamo, è così all'interno. L'odore è quello. Fa vedere. L'odore è. Ok, cocco. Ok, sì, cocco. Sì. Valetta, sì. L'aspetto è così. Oh! E dentro è cocco! Cioè, tu provi questo. Dai, io puzzotto. Allora, questo cambia il gusto del cocco. Allora. Ma non è male. Mi lascia mangiare, veramente. Allora, come ti ha sottolineato?
ci stanno fonte di energia, fonte di magnesio e ricco di vitamine. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Proprio per me queste cose. E contribuiscono anche alla protezione delle cellule dello stress ossidativo. E ovviamente come ogni prodotto ci sono le vitamine e la vitamina C e la vitamina B. La vitamina B contribuisce al normale metabolismo energetico. Dopo aver visto che il gusto di queste barrette, possiamo confermare assolutamente che è invidiabile a quello, a quello normale. Vabbè, e quindi sì, alle barrette più comuni. Quindi, come vi abbiamo detto, con queste barrette potete bilanciare la vostra dieta. Sì, nel senso dieta, che dieta, dieta. Sempre qualcosa, la dieta nutrizionale, cioè la dieta di ciò che mangiate, quindi qualcosa di salutare, ovviamente, non è che potete mangiarvi queste barrette e schiattarvi con una pizza fritta. Sì, infatti. Sono facilmente reperibili online e offline. E per online intendiamo Amazon. E per offline intendiamo Penny Market, MD, Todis e di più. I Todis e di più sono non di... Non ci sono qui. No, qui in Campania no. Alla fin fine è questo il succo. Sono ottime, sono gustose, sono appetibili. E vanno associate ovviamente a una dieta salutare. Sì. Se voi volete più informazioni, anche confrontarvi con i vari valori nutrizionali, perché dall'altro sul loro sito trovate tutta la scheda con i vari valori e i vari prodotti, sì, che vendono. Vi rimaniamo tutti i link in info box, link del loro sito. Ok, prima di chiudere questo video non dimenticate anche di passare dai nostri social che vedete qui. Dove vedete? Qua dietro. Ah sì! Certo. Sì, ma voi li trovate nell'info box ovviamente, Desi, ma che cosa vuoi? Se vi è piaciuto mettete un like, commentate se anche voi state facendo la dieta e se mi potete dare la dieta, così la faccio pure io insieme a voi. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.